Piazza Maria Ausiliatrice, comune di Soverato, come direbbe John Lennon, immagina che a un certo punto arriva una serie di missili, razzi, si fa guerra e qui è tutto distrutto. E noi, in occasione della riunione per presentare tutta una serie di iniziative per la libertà in Palestina, abbiamo Bassam Saleh, spero di aver pronunciato bene il nome, giornalista palestinese. Bisogna specificarlo, non basta dire giornalista. No, non basta, perché qualcuno cerca sempre di cancellare il nome Palestina, quindi cancellare anche i palestinesi, ma noi siamo vivi, siamo qua. E quindi possiamo immaginare questa distruzione totale all'improvviso? Ho visto sopra un manifesto dove c'era la Palestina tutta verde tanto tanto tempo fa, e ora ridotta a pochi spicchi di verde, proprio inesistente. E come dice John Lennon, l'hai detto prima lei, imagine all the people living in peace. Anche questo, immaginiamo un mondo diverso di quello che stiamo vivendo adesso, un mondo di pace, di fratellanza, di convivenza con la gente. Questo è il mondo che noi cerchiamo, ma c'è qualcuno dall'altra parte che non lo vuole e distruggi non solo le nostre case, le nostre terre, le nostre piantagioni, ma distruggi anche i nostri ospedali, le nostre chiese, i nostri siti archeologici, ammazza i nostri professori universitari, i nostri medici. Che dobbiamo fare con questo? Ecco, appunto, cosa volete fare? Perché Hamas ha scelto la via della guerra, ma i palestinesi, quelli veri? Ma lei pensa che Hamas ha scelto la guerra? O chi occupa la Palestina da 75 anni che l'ha scelta prima? Oppure chi vende le armi a tutte e due? O chi vende le armi a tutte e due e vuole continuare a mettere benzina sul fuoco tipo gli Stati Uniti e tipo l'Europa e tipo l'Italia. E allora cosa dobbiamo fare? Perché noi vogliamo la pace. Noi vogliamo la pace, ma la prima cosa per arrivare alla pace deve avere la pace per tutti. Ma la pace vera, quella con la giustizia. Quindi se il popolo palestinese è stato costretto a vivere nei campi profughi per 75 anni, bisogna dare il suo diritto all'autodeterminazione sulla sua terra, in Palestina. Non andare a distruggerlo come sta succedendo da quasi 4-5 mesi, e nessuno al mondo riesce a fermare un pazzo. Ma ci si riuscirà o sono soltanto parole? Ma si deve riuscire. Se tutto il mondo, le manifestazioni in tutto il mondo stanno a dire cessate il fuoco e c'è qualcuno agli Stati Uniti che mette il veto per non cessare il fuoco, è una cosa che è mai successa nella storia. Quando litigano due persone per la strada, c'è un terzo che dice separateli. Quello che deve separarli le sta dando le armi a qualcuno, ammazza l'altro. Quindi che dobbiamo fare? Devono fermare questo genocidio contro il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania anche, perché non è solo Gaza, c'è anche in Cisgiordania un genocidio continuo, e questa storia continua da quando c'è l'occupazione israeliana. Quindi bisogna finire l'occupazione e dare ai palestinesi i loro diritti. E allora noi concludiamo dicendo Palestina libera. Palestina libera sempre, in tutte le coscienze pulite di questo mondo. Ormai posso dire che siamo diventati amici in questa Winter Edition di Enzo Infantino. Si parla di Palestina, ma l'associazione che rappresenti è non dimenticare Sabra e Shatila. Ora che ho visto il manifesto me ne sono ricordato. Sì, è un'associazione che ogni anno organizza da oltre 20 anni un viaggio solidale in Libano, nei campi profughi palestinesi. Continuiamo a farlo anche nel ricordo non soltanto della martiri della strage di Sabra e Shatila avvenuta tra il 16 e il 18 settembre 1982, una strage di palestinesi, ma in quell'occasione esprimiamo concretamente la solidarietà al popolo palestinese che vive nei campi profughi. Quindi ancora di più oggi, con quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, un luogo che noi abbiamo conosciuto perché con l'associazione ci siamo recati anche nella striscia di Gaza e abbiamo verificato come quel popolo, cioè il popolo palestinese, vive in condizioni disumane nei campi profughi della striscia di Gaza, e immagino oggi quello che sta attraversando quel popolo, il massacro sta avendo quel popolo. Per questa ragione è necessario fare queste iniziative per provare ad aprire le coscienze della gente che ancora probabilmente non comprende fino in fondo il dramma che sta attraversando quel popolo. Noi vogliamo che si cessi il fuoco finalmente e che si dia la possibilità alla popolazione della striscia di Gaza di tornare nelle proprie abitazioni, quelle che sono
sono rimaste, perché come si vede anche delle immagini che stanno circolando sui social, la striscia di Gaza, ma Khan Yunis, Rafah, sono state rase al suolo, quindi questo è inaccettabile. Una domanda secca, perdonami, è strage o genocidio? 28.000 morti, come si possono chiamare? Per quanto mi riguarda è un genocidio, ma non lo dico io, non lo diciamo noi che siamo, come dire, degli attivisti pro-Palestina, lo dicono anche alcune organizzazioni internazionali, penso all'AIA che in questo momento sta appunto istruendo un processo nei confronti di Israele, sostenuto dalla Sudafrica peraltro, che ha raccomandato, la stessa AIA ha raccomandato, la Corte Internazionale ovviamente mi riferisco, che ha raccomandato a Israele paradossalmente di non trasformare quello che sta avvenendo in un genocidio, perché di fatto diciamo ormai la strada verso il genocidio è aperta, perché 30.000 morti non sono più, diciamo, morti di poco conto, insomma poche centinaia, sono 30.000 morti e immaginiamo che ce ne sono tante altre sotto le macerie che vanno recuperate. E allora l'ultima battuta, sì o no, la Palestina sarà mai libera? Noi ci dobbiamo battere per una Palestina libera, per uno Stato palestinese, è quello che vogliono i palestinesi. Quello che sta accadendo nella striscia di Gaza è quello che probabilmente la comunità internazionale, non tutta la comunità internazionale, ma gli israeliani, il governo israeliano non vogliono capire, che i palestinesi lotteranno fino alla morte affinché finalmente possano avere, diciamo, uno Stato e vivere in libertà. Palestina libera. Palestina libera, Free Palestine. Guerra, massacri, violenze, c'è poco di archeologico e poco da scrittrice che magari immagina, ma c'è tanto da lavorare per tutte le persone di buona volontà, direbbe Papa Francesco. C'è tanto anche per una archeologa e una narratrice in questo caso, soprattutto se grazie alla mia professione io ho avuto modo di scavare in Palestina, attuale territorio di Israele, nei campi profughi. Ed è sempre stata un'emozione fortissima, perché l'archeologia, purtroppo, devo ammettere, l'archeologa ha delle grandi responsabilità spesso nella mistificazione propagandistica dei fatti, e quindi l'archeologia deve assumersi la responsabilità di una parola di verità, come in questo caso spero che riusciremo a fare con gli amici palestinesi qui a Soverato. Ma io di solito la verità la cerco nei telegiornali, soprattutto quelli delle grandi televisioni. Ecco, esattamente l'ultimo posto in cui cercare la verità. Va bene, allora me lo segno, o forse bisogna cercarla nei tunnel di Hamas? Bisogna cercarla dalla voce dei protagonisti, e stasera è un'occasione preziosa proprio per questo motivo, perché abbiamo qui un esponente palestinese e avremo modo di ascoltare la sua voce. Allora possiamo concludere, Palestina libera? Palestina libera.